le cose pratiche di cui hanno bisogno, badili, zappe per portare via le macerie e le carriole. Il bambù è la cosa più semplice. Eventualmente possono fare delle pareti laterali con le aperture nelle estremità di bambù con dentro della terra cruda. Ecco, quelle sono case antisismiche. In alcune vallate non costruiranno mai più. Loro sono ben coscienti di questo. Non c'è più un cespuglio, non c'è più slavine, frane che sono venute giù da 2 metri più in alto, 2.500 o 3.000, hanno devastato un'intera vallata. Però la prima emergenza è terminata, adesso c'è una seconda emergenza un po' più complicata, perché ogni progetto che noi dobbiamo fare deve passare dalla municipalità di qualsiasi villaggio e di conseguenza poi dal governo. Lui, una volta approvate, poi possiamo andare giù subito i soldi e far partire tutto quanto. Nelle emergenze c'è chi si arricchisce a scapito di altri. Se noi pensiamo che prima un volo nel solo Colombo, nell'Antang, costava circa 1.000 euro, adesso vogliono 6-7 mila euro. Durante l'emergenza qualcuno ha pagato anche 20.000 euro in contanti. E allora dobbiamo dire le cose come stanno, altrimenti rischiamo di raccontarci un sacco di frottole, tutti quanti, e i problemi rimangono i soliti. Non è che dicendolo le risolviamo, ma almeno siamo coscienti di quello che accade là.